Quello che vedete alle mie spalle è il palco appena lasciato da Liliana Segre, la sua, 90 anni a settembre, una straordinaria testimonianza della Shoah, ma anche della fiducia, dell'amore che vince l'odio, dello scegliere di essere vivi e dunque vincere veramente la morte in questo modo. È il motto di Liliana Segre che ha trasportato qui dai ragazzi dello studentato di Rondine, cittadella della pace, che ha preso il testimone di Liliana Segre, pubblicamente ha detto: non farò più incontri, basta odio, basta racconti, adesso voglio veramente passare il testimone. Liliana Segre, che era arrivata ad Arezzo nella serata di ieri, è arrivata puntuale a Rondine insieme alle autorità guidate dal Premier Giuseppe Conte e dal Presidente della CEI Gualtiero Bassetti, ha inaugurato l'area dedicata a Janine, l'amica che non salutò mentre fu portata nella camera a gas nel campo di Auschwitz. Successivamente ci sono stati discorsi, a dire la verità, tutti brevi e tutti incentivati, entrati sul valore della memoria, della testimonianza di Liliana Segre, delle autorità, e poi Liliana ha raccontato la sua storia, una storia toccante. Ci piace sottolineare un passaggio quando ha detto che a un certo punto della vita i figli diventano genitori e devono proteggere i genitori, ricordando quel padre che a 43 anni cercava di proteggere la sua unica figlia Liliana e che poi si perse, quella mano che si perse proprio ad Auschwitz, e il padre andò incontro al suo destino. Però Liliana Segre ha detto di non perdere mai la speranza, di essere forti, di testimoniare, e di alcune cose dice: non le ho perdonate, però niente violenza, niente odio. E la frase dedicata a Janine, che campeggia fuori da Rondine, ne è una testimonianza. Subito dopo c'è stata anche l'inaugurazione, a cui hanno partecipato le autorità e Gualtiero Bassetti, nel borgo di un bastione, sempre un messaggio di pace, ed insomma una giornata che ha portato Rondine ed Arezzo al centro davvero del mondo per una mattina piena di pace, un messaggio sincero di pace e di forza di andare avanti, che in questo periodo ce n'è sempre bisogno davvero. È un modello concreto, è un modello concreto che... E non a caso qui c'è la Farnesina, nella massima rappresentanza c'è la piena adesione a questo progetto anche della Farnesina, perché qui ci sono degli ambasciatori che poi ritornano nei propri paesi, e sono degli ambasciatori di pace, quindi sono, diciamo, degli alfieri di quello che noi vogliamo perseguire a tutti i livelli: un messaggio di pace, una prospettiva di solidarietà tra i popoli, tutto qui. E quindi ancora contate pure sul nostro sostegno e buon impegno, buon lavoro.